Lancia la sua candidatura al sindaco di Vallo della Lucania, l'attuale assessore Marcella Metrano, dopo aver espresso le sue perplessità quanto alla dichiarazione contenuta nel manifesto del Partito Democratico, l'assessore si lancia nell'agone politico. Io penso che questo manifesto li possa pensare che sia stata una fuga in avanti di qualcuno per le prossime elezioni amministrative. Io trovo ingiusto le critiche all'amministrazione, anche perché all'interno dell'amministrazione, soprattutto da parte del PD, perché l'ha fatto il PD nel manifesto, ci sono consiglieri e assessori che sono almeno simpatizzanti del PD. Quindi una delle due lune, o i rappresentanti che stanno all'interno dell'amministrazione non si riconoscono nel PD locale, oppure il PD locale non riconosce loro. Quindi quando sento parlare di inettitudine, per la verità rimango molto sorpreso, anche perché voglio dire, questa amministrazione ha dovuto subire numerose situazioni, quale ad esempio la congiuntura economica, ad esempio il problema del tribunale. Quindi penso che siamo usciti in una maniera degna e quindi i risultati si stanno vedendo in questa ultima fase dell'amministrazione. Ma sembrava di capire che tutti sponsorizzano altri o si autosponsorizzano. C'è qualcuno che sponsorizza Marcello Metrano a candidato a sindaco? Io per la verità non ho bisogno di sponsorizzazioni, io penso che alle prossime consultazioni amministrative io darò la mia disponibilità a candidarmi al sindaco di questo paese, perché io penso che posso dare molto a Vallo, molto di più rispetto a quello che ho dato, anche perché Vallo mi ha dato molto sia nei momenti felici della mia carriera politica sia nei momenti bui che ho attraversato in questo periodo. Quindi sento il bisogno di dare questo grosso contributo, ma questo non significa che debba essere per forza il sindaco. Sedersi a un tavolo e trovare i giusti equilibri, quindi io sono una persona che sa fare anche un passo indietro, quindi però io pongo la mia candidatura al sindaco di Vallo alla prossima consultazione amministrativa.